arrivi generale un meno 1,8%, quindi un calo. Gli stranieri, parliamo sempre sostanzialmente nei primi 6 mesi, gli stranieri è un aumento del 2,84% e gli italiani un calo del 9%. Quindi questa è la macro figura. Se andiamo ad analizzare i vari flussi appunto dell'istogramma, vediamo che gli stranieri hanno mantenuto, ma insieme agli italiani nel periodo di aprile c'è stato un calo importante, che poi abbiamo recuperato a maggio-giugno e stiamo recuperando adesso, a luglio sta andando molto bene. Quindi la cagione, la causa di questa sacca molle è derivata anche dal tempo. Oggi il turista prenota all'ultimo momento, tramite il processo di intermediazione, prenotando all'ultimo momento succede che, vedendo i dati meteo online, rinuncia alla prenotazione e questo porta a quello che è avvenuto. Quindi direi, in linea di massima, stiamo tenendo rispetto ad altri settori. Il turismo tiene, questo è il messaggio che vi prego di divulgare. Purtroppo una stagione un po' fredda, avevamo un giugno con 6-10 gradi, quindi una stagione un po' fredda ha portato a questi cali. Abbiamo avuto, causa la crisi, un calo del nazionale. Sulle nazionalità vediamo che la Germania sta tenendo un meno 3,67%, però su 132.587 arrivi ci può stare. Il Regno Unito un più 10%, la Svizzera tiene, gli USA hanno perso un 3,87%, i Paesi Bassi è un meno, però anche qua partiamo da dei montanti di 35.000 presenze, quindi è facile influenzarlo. C'è un aumento della Russia, un 22% il mercato russo e un 49% il mercato Cina. Lo vedete? Il mercato Cina aumenta al 49%, anche questo su un montante di 9.000 presenze, quindi è facile fare questa forbice ampia di aumenti. C'è un Giappone che cala, ma sostanzialmente è la visione generale, la chiave di lettura un po' questa. Il turismo sta tenendo, il mercato nazionale in calo, gli stranieri sostengono.